ritroviamo in compagnia dei Seveso Casino Palace. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Che bello vedervi tutti insieme. Non siamo più abituati alle aggregazioni, per fortuna siamo via Skype. La tecnologia ci assiste. Inutile dire che mi sento tipo a una lezione universitaria, quindi quasi quasi vi interrogo. Vai, va bene. L'appello, ragazzi, quindi vediamo se pronta, ci siete tutti. Non ho studiato. Vediamo se ci siete tutti. Silvia. Presente. Gianluca. Presente. Salvo. Sono io. Fabiana. Presente, sempre presente. Alessandro. Ci sono. Ok, non so se l'audio, se ci vedremo tutti nella video, però l'audio è perfetto ed è la cosa che conta di più, perché stiamo per parlare del vostro ultimo singolo, che si intitola Come dici tu. Com'è nato questo pezzo? Comincio con qualcuno a caso. Gianluca. Ok, beh, dunque, allora, intanto questo brano è praticamente frutto di ore e ore passate a lavorarci su idee, su testi, idee su musica, riff tagliati, riff presi e compagnia cantante, quindi sicuramente, cioè, è nato dal, cioè, abbiamo deciso appunto di scrivere un pezzo e abbiamo detto ok, raga, mettiamoci giù e tiriamo fuori tutte le idee che abbiamo, vediamo di capire un attimo, fare il punto della situazione su cosa abbiamo, sulle varie parti di, piuttosto di chitarra, di basso, insomma, che abbiamo, vediamo cosa possiamo fare per tirar fuori qualcosa che ci piaccia, quindi sicuramente c'è stata una scrematura di tutto quello che avevamo, perché era abbastanza, quindi sicuramente all'inizio c'è stata una bella selezione. E poi insomma abbiamo cominciato a lavorarci sopra, poi ognuno ha messo ovviamente del suo, e anche col testo ci abbiamo lavorato un po' tutti assieme, quindi che è un po' come lavoriamo di solito alla fine. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sì. Prego. Sì, tutti, beh, tutti sempre, esatto, sempre. Non si intervista tra i secoli, perché ogni volta non siamo mai zitti. Vai Silvia. No, io vorrei, cioè, volevo dire, aggiungere che sì, è una canzone che ci stiamo portando dietro da un bel po' di tempo. Forse è la canzone che ci siamo portati più dietro di tutte le canzoni. E questo però perché l'abbiamo veramente voluta mettere su con cuore, non farci mancare nulla, proprio metterla insieme nei minimi dettagli in modo che fosse perfetta. Sì, esatto, posso aggiungere? Certo! Che, vai, cioè, non è stata di sicuro una delle canzoni che ci è venuta più semplice e veloce, cioè ci abbiamo messo tanto a farla, ma appunto perché avevamo delle cose scritte a cui volevamo dare assolutamente voce, però volevamo metterle giù nel modo migliore e volevamo appunto curare ogni dettaglio. Quindi cioè, è stata abbastanza una fatica mettere giù questa canzone, ma alla fine insomma, cioè, volevamo il risultato di cui eravamo contenti e adesso siamo contenti. Anche per il titolo è stata, anche solo per il titolo siamo andati avanti settimane. Per il titolo è stata una battaglia qualunque cosa, qualunque idea. Sì, sì, ci siamo scannati un sacco. Ah, bene, bene. Però c'è un bello slogan. Come sempre. Bene. C'è un bello slogan, ragazzi. Non la vivo la mia vita come dici tu, è uno slogan che suona come un manifesto, soprattutto in quest'epoca in cui vige un senso comune di omologazione, dove ciascuno si sente in diritto di esprimere la sua opinione, dove regna, diciamo, un senso di una sorta di tuttologia. Cosa vi ha ispirato esattamente? In questo caso lo chiedo a Salvo e a Alessandro, che non hanno ancora dialogato. Ben detto, direi, intanto. Guarda, sì, è vero, come dici tu, potrebbe essere uno slogan perfetto contro l'anticonformismo, tutte queste cose hipster. Per l'anticonformismo, non contro. Sì, contro il conformismo. Tutte queste cose. Esatto. Vabbè, grazie Fabiana, grazie di questo intervento. Potrebbe essere comunque un fantastico slogan. La verità è che questo non la vivo la mia vita come dici tu, è nata principalmente come, diciamo, uno sfogo. Alla fine, no, Silvia aveva scritto la prima bozza di testo pensandola come una canzone d'amore, come una canzone di sofferenza, mentre poi si è trasformata in quello che per adesso, cioè in quello che poi per noi la canzone è diventata,
E personalmente, a nome della band, direi che è una canzone davvero sofferta perché abbiamo davvero tagliato i ponti con certi collaboratori, abbiamo unito, abbiamo costruito altri ponti. Quindi è stato un anno difficile, alla fine è quasi un anno che siamo stati fermi su questo, sul nostro progetto e adesso cerchiamo di andare avanti a tutta birra. Ok, Ale? Beh, non c'è molto da aggiungere in realtà a parole giuste. Ti dico, guarda, secondo me la rabbia che c'è nello slogan e nel pezzo è il frutto di quello che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, perché abbiamo avuto veramente parecchi ostacoli, parecchie, ci siamo fermati anche tanto a riflettere su con chi fosse giusto collaborare piuttosto che con le persone con cui lavoravamo e chi c'era attorno a noi. E penso che sì, sia lo sfogo finale, sia proprio non la vivo la mia vita come dici tu, cioè il giusto slogan per rispecchiare un momento che abbiamo vissuto, cioè, ed è energia e voglia di non farsi sopraffare, ma di sopraffare piuttosto, cioè di riscattarsi, ecco, secondo me è questo, diciamo che il succo è questo, secondo me. Ok, ragazzi, di tutto questo Posso anche. Vai, vai, aggiungere? vai, 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 tranquilla. No, sempre tu, Vai, vai. sempre. La secchiona del gruppo, ok. Mamma mia. Peccato che ha risposto alla chiamata, cazzo. Esatto, dovevate lasciarmi fuori, raga. Ma sono anni che dovevate lasciarmi fuori. Comunque, no, volevo dire che Sì. cioè, è sia una, secondo me è sia un urlo forte, personale, quindi io non la vivo la mia vita come dici tu, ma è anche un po' la direzione artistica della nostra band, cioè si è sempre più chiarificato questo fatto che noi vogliamo fare la musica come la diciamo noi e come la vogliamo noi e appunto per questo, cioè, supportiamo di essere indipendenti perché vogliamo fare quello che vogliamo e come vogliamo e come lo vogliamo. E quindi, cioè, diciamo che è anche un po' una sorta di manifesto artistico, direzione artistica, oltre che personale di anticonformismo, secondo me. Certo, anche perché come ci gratifica fare le cose come le vogliamo noi, comunque non succede mai poi negli altri Già, momenti. Cioè, certo. abbiamo avuto Già. esperienze in cui lavoravamo con altri che non ascoltavano quello che volevamo, che fosse giusto o sbagliato, commerciale, vendibile o non vendibile, e come questo pezzo, come gli altri pezzi che prima o poi usciranno presto, non ce ne sono perché sono fatti come li volevamo noi. Quindi. E questa è la più grande gratificazione per un artista, comunque, per un gruppo di artisti. Ok, Fabio, Fabi e Ale, mi avete anticipato la prossima domanda, quindi voi due siete frizzati. Ah, Fabio! Cavolo. Fabi, scusami, Fabio, Fabio. Non ci abbiamo mai pensato. Di questo anticonformismo, ragazzi, voi ne siete un esempio lampante perché portate avanti la vostra natura, come diceva giustamente Fabiana, la vostra musica con determinazione, considerando che il genere che proponete non è di certo quello più in voga in questo momento. Questo può essere un vantaggio, però, se la guardiamo dall'altra parte, perché non siete la copia della copia di nessuno. Vi chiedo, come riuscite a non lasciarvi influenzare da tutto quello che c'è intorno, da queste benedette mode, da queste benedette tendenze? Chi vuole? Ragazzi, se volete. Beh, è complesso in realtà, cioè, Esatto. non è questa Perché Esatto. siamo frizzati Aspetta noi, siamo un attimo. A parte frizzati noi. questo, Salvo sto esatto, papà. Bravo. Non è questione di non lasciarsi influenzare, perché noi ci lasciamo influenzare tanto e ascoltiamo tanta musica che esce per adesso, quindi non soltanto, non è che ascoltiamo soltanto il rock italiano, straniero, Anzi. quello che è degli anni 80, degli anni 2000, noi ascoltiamo di tutto, ascoltiamo tanta roba nuova. Ci lasciamo tanto influenzare, ma fondamentalmente quando noi entriamo in sala prove e suoniamo, noi suoniamo da tanto tempo e non so neanche spiegarti com'è che facciamo ad essere allineati in questo, diciamo, nel suono che esce alla fine, capito? Quindi ci lasciamo influenzare ed è bene lasciarsi influenzare, secondo me, dalle mode e anche dalla roba nuova, che non sia moda, che non sia anticonformista, che sia underground. Noi fondamentalmente vogliamo essere una band che non fa pop e quindi abbiamo questo sound.
Gianluca, diciamo, vuoi aggiungere che... qualcosa? Ok, sì, perché sei quello che sta parlando di meno. No, ma come al solito, perché... senti quanto parlo a loro. Parlare anche di... Hai la solidarietà da parte mia. No, più che altro la cosa, cioè più, è vero, nel senso comunque ascoltiamo, più che altro, ecco, più che lasciarsi influenzare, magari comunque cioè, siamo coscienti anche del tempo in cui viviamo, nel senso che bisogna sempre cercare di essere allineati col, comunque con quello che c'è in giro, essere abbastanza furbi, diciamo, da inserirsi nel meccanismo alla propria maniera, ecco, quindi comunque anche rimanere aggiornati su, sì, anche insomma, quello che è il mondo della musica adesso, cosa va di più, senza trasformarsi, ecco, proprio in un prodotto impacchettato, vendibile, è importante comunque, per cui ci facciamo caso, nel senso, sui social ci siamo anche noi, cioè, queste cose qui le si fa, però appunto sì, si cerca di mantenere l'identità il più possibile, ecco. Però, cioè, ad esempio, se noi vogliamo fare una solo di... Scusami, Lele, se vogliamo fare una solo di 7 minuti e mezzo in una canzone, che è una cosa che al giorno d'oggi è incomprensibile e deleteria farlo, noi la facciamo, cioè, non esiste, no, perché è uno standard del mercato. Noi del mercato fondamentalmente non ci è mai fregato niente. Ok, Ale, volevi aggiungere? Sì, no, io più che altro ho sentito, mi si è interrotto mezzo Salvo, quindi non so cosa ha detto, facciamo che non aggiungo. Ok, cosa vi ha lasciato l'esperienza di X Factor, ragazzi? Cosa? Vado? È una domanda importante, in realtà. Ma allora, in realtà penso che ognuno di noi abbia una risposta diversa, perché comunque è una cosa che vivi anche molto personale, la vivi in una maniera diversa, dipende dal tuo carattere, da che tipo di persona sei, quindi a ognuno di noi sicuramente avrà lasciato qualcosa di diverso. Poi, come band, sicuramente ci ha lasciato... Per prima cosa, che è una cosa che continueremo a dire, delle persone fantastiche, perché abbiamo conosciuto veramente delle persone che ci porteremo dietro per tutta la vita, penso, degli amici veri. E poi ovviamente anche l'opportunità di fare qualcosa di così grande, che per una band come noi, di alla fine ragazzetti che suonano da 5 anni insieme, che sono abituati alla sala prove e a stare tra di loro, dei palchi così grandi, un pubblico così ampio, della gente che ti fa capire i vari meccanismi e ti fa lavorare nella vera maniera, non come sei abituato, è qualcosa di che comunque ti porta a crescere. Ma più che, però più che farti lavorare nella vera maniera, ti fa subire il mondo musicale per come in alcuni aspetti, e ti fa crescere comunque, perché cioè, penso che sia stata a livello di band, non a livello personale, ma a livello di band penso che sia stata formativa, nel senso che ci ha insegnato anche dei ritmi lavorativi, degli standard, ci ha fatto capire anche per esempio chi vorrebbe ascoltare cosa. Poi sta a noi scegliere se mettere quello che piace alla gente o mettere quello che piace a noi, però sicuramente ci ha insegnato anche a riconoscere tante cose, tanti aspetti che probabilmente non avremmo avuto magari l'opportunità prima di anni o di mai di vedere, di conoscere. Yes. Ok, ma veniamo all'attualità. Qualcosa? Sì, qualcuno vuole? Sì, dai. Andiamo avanti? Sì. Ok, veniamo all'attualità. Allora, stendiamo... Era una battuta. Ok, lo capiamo dopo. Fabio, la prima sei tu, la prossima. Okay. Ah, ma stavate parlando con me? Ah, io non ho sentito bene. La prima sei tu, la prossima, promesso. Perché è la prossima è una domanda importante, perché riguarda l'attualità. Le video interviste ai tempi del coronavirus. Siamo qui su Skype, anche con qualche difficoltà. No, non fate parlare la Fabi. Dici che... Ok. Vabbè, qui voglio sentire tutti, perché anche qui è un discorso molto personale. Vi chiedo come state vivendo questo momento abbastanza inedito. Fabi, quindi vai. Inizio? Sì, vai. Sì, vaci piano però, Fabiana, non è che allora, ti bacchettare a tutti, eh? Ci vado... Perché bacchettare? Lo sai. Dai, Silvia. No, vai, allora... ricordaci le regole da rispettare, Fabi, vai. Le regole so che non le sappiamo, vai. Allora, stare a distanza di 1 metro dalle persone, lavare le mani, non toccarsi naso e bocca, queste sono le più importanti, di sicuro. Uscire di casa solo per motivi impellenti e importanti. Allora, no, io in realtà
Me la sto vivendo abbastanza bene, cioè non pensavo, ma me la sto vivendo a livello, cioè, bene, e ne sto approfittando per cercare di fare tutto quello che non riesco a fare nella mia vita normale, che in realtà faccio un sacco di cose di solito e corro da una parte all'altra come una pazza. Invece adesso, essendo costretta a stare a casa, sto, vabbè, a parte riscoprendo un sacco di cose, prima di tutto stare con la mia famiglia, e poi, cioè, sto cercando anche di utilizzare questo tempo per, ad esempio, imparare cose che avevo sempre rimandato, o per ascoltare musiche che avevo detto no, non ascolto adesso perché non ho tempo, fare tutte queste cose qua. E in generale una cosa che ho notato è che comunque, nonostante io abbia comunque delle cose da fare, ma in casa i ritmi è come se si dilatassero un po' e lasciassero molto più spazio a il pensare, all'esplorazione della propria interiorità, se si può dire, in generale all'accorgersi, sì, di quello che c'è dentro, di quello che c'è fuori, e anche un po' un aumento della creatività, e questo in realtà, cioè, è molto interessante. Quindi in realtà me la sto vivendo bene, sto osservando quello che succede e sto cercando di trarne il meglio. Fine, sono stata troppo prolista. No, benissimo. Salvo, tu invece come la stai vivendo? Guarda, io fondamentalmente sono serissimo sul discorso coronavirus e sono consapevole del fatto che sia un'emergenza a livello sanitario, a livello sociale, ma a me non è cambiato tanto, cioè, perché casa stavo prima, a casa sto adesso, perché non sono un tipo che esce tanto. Lavorare da casa mi piace molto, e a livello di band comunque stanno uscendo nuove idee. Se tu non, esatto, esci, hai sicuramente più tempo, e io mi sto mettendo a pensare un po' anche a questioni extra a cui non avrei pensato. Gianluca, tuttavia, chi è? Ah, no, vai, sono sempre io. Volevo aggiungere l'ultima cosa che è importantissima. E tuttavia, per la maggior parte del tempo gioca a Fortnite, aggiungetemi sul mio profilo, it's John Cena baby. Ok. Luca, invece volevo chiedere come pensi ne usciremo da tutto questo? Ma beh, sicuramente ascoltando, cioè, se sto rimanendo a casa, che è la cosa che si dice ormai da un bel po' di giorni, e che fondamentalmente probabilmente, cioè, io ripeto, comunque non ho praticamente nessuna conoscenza in campo medico, cose del genere, mi fido di chi ne sa di più. Quindi, dato che anche i medici continuano giustamente a dire state a casa, per via un po' della grande capacità di diffondersi di questo virus, e anche della scarsità comunque di posti letto, comunque di personale medico, ovviamente loro dicono appunto rimanete a casa, cercate di limitare, come diceva prima la Fabi, le uscite il più possibile, lavatevi le mani, insomma, rispettando tutte quelle che sono le norme che vengono sostanzialmente comunicate con tutti i mezzi possibili. Ecco, poi purtroppo stiamo comunque vedendo che non tutti non tutti obbediscono, ecco, a quelle che sono quelle direttive, però sono convinto che comunque se ognuno di noi fa la sua parte riusciamo comunque a venirne fuori, ecco, questo sicuramente. Non è facile, perché comunque io ho avuto, cioè, a me piace comunque uscire di casa, fare 800 cose, quindi a un certo punto ci sono un bel po' di attività che devi tagliare, o comunque che devi fare in un altro modo, anche le stesse lezioni online all'università, cioè le stesse lezioni all'università le fai online, hanno attivato anche gli esami in alcune università, quindi ci sono un po' di aspetti della vita che cambiano, ecco. Però bisogna anche cercare di dire, ok, viviamo in questo periodo, come diceva la Fabi prima, vediamo qual è il lato positivo di una cosa del genere, magari di passare un sacco di tempo in casa, non so, ad esempio a casa mia stiamo imbiancando, per dire, che è un lavoro che richiede un sacco di tempo, e abbiamo detto, vabbè, occupiamoci le giornate così, o comunque anche scrivendo musica, cose del genere, poi credo bisogna comunque tenere duro, ecco, questa è la cosa. Sì. Okay. Però anche fare lezione metà vestito bene, metà tuta, diciamo che è positivo. Ad Ale volevo chiedere invece se potessimo trovare un lato positivo, in cosa lo individueresti? A me? Sì. Un lato positivo? In questa situazione, sì. Ah, bella domanda, interessante. Ma guarda, io
penso che può potenzialmente invece aiutare le persone a ritrovarsi, a ritrovare ad avere pazienza e a ricordare di fermarsi ogni tanto, nel senso che questa forzatura di rimanere in casa può essere pesante, magari anche per le persone pratiche. Io, per esempio, suono la batteria e non ce l'ho in casa, quindi attualmente non sto suonando, però mi dà il tempo di riordinare. Quindi sì, di stare con la famiglia, di riordinare, di pensare anche a cosa facevi prima, cosa farai dopo, magari a di rivalutare certe cose che prima magari non avevi neanche tempo di metterti cioè di riflettere su alcune cose. Ecco, penso che questa sia una cosa positiva, avere tempo di riflettere. Chiaro che per invece le persone magari che possono lavorare con lo smart working, invece il discorso cambia e il tempo comunque è di meno. Però anche poter stare a casa a riposarsi può essere una buona cosa. Comunque bisogna avere pazienza, e penso che Ok. aiuterà tante persone ad avere tanta pazienza. Ok, a Silvia per ultimo chiedo che ruolo può avere la musica in tutto questo? Scusate, mi suonava il Ecco. Grazie per il tuo intervento. Andiamo No, avanti con la prossima allora, domanda. vai, 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 veloce. Ma in realtà, a quanto pare, per fortuna, in Italia sta avendo un bellissimo ruolo la musica in questo momento, cioè nel senso sta un po' facendo rallegrare questo momento che tanta gente lo vede un po' cupo, un po' triste, perché in effetti ci sta tutta. E in realtà a me non è ancora successo di vedere quelle bellissime scene della gente che esce sui balconi con la musica a palla, perché Come qua c'è. no? No, Dove qua vivi? direi fanno partire soltanto tipo Pavarotti e basta. Quindi Bene. non capisco perché. Bello. No. PL18 metto la musica napoletana fuori dal balcone, bellissimo. Neomelodico Io forever, non bene. trovo non trovo le casse giuste per far sentire a tutti quanti della buona musica, quindi non riesco a spargere il verbo, però ci sono comunque un po' di persone che ogni tanto senti magari suonare da qualche balcone e mi piace questa cosa. Io sto cantando un sacco. Sveglio la mattina, magari accendo la musica proprio al massimo, mi metto a ballare, mi metto a cantare come una Tua pazza, madre è sperando che nessuno contentissima, mi veda. immagino. No, mia Bene. madre è disperata, poverina, non so più cosa fare. Poi, vabbè, Ok. ovviamente io il mio coronavirus lo sto affrontando anche grazie alla cucina, cioè sto diventando proprio una cuoca al Ah. 100%. Cioè, mia mamma esce da questo coronavirus con 100 kg in più, poverina. Però. Tu cucini mentre balli e canti o lo Sì, fai in attività proprio separata? Ah, faccio tutto, ok. poi faccio videochiamate mentre cucino, metto le storie su Instagram, faccio un po' tutto. Quindi mi sto un po' Sei un'artista vivendo in completa. questo modo. Sono un'artista a 360 gradi, Sì. raga. Cioè. Dovrebbero essere di più come te, Silvia. Già, infatti. Ok. Torniamo alla Ma vostra invece. musica. Vai, Io vai, vai. volevo soltanto dire una Sì. cosa, che per quanto possa essere un momento di, comunque un momento ottimo per poter riflettere, poter fare un sacco di cose per se stessi, così, secondo me bisognerebbe pensare anche un pochino agli altri, quindi magari appunto non uscire di casa, perché io continuo veramente a sentire gente. Nel pomeriggio esce, va al parco e questa cosa è una cosa che continua a non essere compresa. Cioè, io vedo bambini che escono. Cioè, se continua così, penso che l'Italia non capisca che deve essere una cosa un po' di scambio Certo, reciproco. Quindi, se certo. io sto in casa, spero che lo facciano anche gli altri, se no non ne usciamo veramente più. Ok, No, allora io bene. volevo aggiungere, già che Ecco. ci sono, anche un'altra cosa che Sì. sempre, già che Silvia ha detto, oltre che pensare a noi che siamo a casa, eccetera, adesso che Sì. ero lì, a me è venuta in mente un'altra, cioè oltre che pensare a noi che siamo a casa ed è tutto semplice, anche facciamo un pensiero per i medici che stanno lavorando di brutto e tutta la gente che invece non ci Esatto. sta a casa perché deve lavorare e sta cercando di Assolutamente. affrontare questa emergenza. E vabbè, niente, un pensiero avevo. Assolutamente sì, ragazzi. Ne usciremo, spero tutti migliori, come dicono. E, a tal proposito, volevo tornare alla vostra musica chiedendovi, non so chi di voi spoilerà di più, ma cosa potete anticiparci? Vai, Silvia.
No, giuro che non dico niente di male, però okay. Abbiamo un sacco di, cioè, abbiamo la fortuna di aver passato questo tempo nel, come dici tu, e tutte le altre cose, anche un po' dopo il tour. Abbiamo lavorato veramente molto bene, cioè io sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto, e non tanto perché abbiamo lavorato, ma tanto perché il lavoro che ne è uscito è molto maturo, cioè lo sento molto anche il suono, abbiamo proprio fatto una crescita, secondo me abbiamo capito che cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare. Presto arriveranno un sacco di cose belle, vogliamo cercare di far sentire un po' tutte le nostre sfaccettature, quindi far uscire cose anche molto diverse tra di loro, però una cosa che cercheremo sempre di mantenere è di mandare un messaggio, cioè a noi piace molto scrivere delle canzoni che mandino un messaggio e che facciano provare delle emozioni forti alle persone, quindi penso che questo continuerà ad esserci. Infatti, finta di niente, e come dici tu, sono soltanto, immagino, i primi due tasselli di questo vostro nuovo corso, vero Ale? Esattamente. Giusto, te lo confermo, abbiamo avuto questo cambio dall'inglese all'italiano, stiamo abituandoci e imparando a comunicare nella nostra lingua madre, che comunque è sempre, cioè aver utilizzato l'inglese è stato anche un po' uno scudo, no? Invece in italiano sei molto più esposto e questo ci aiuta comunque a comunicare con le persone, e sono solo i primi due tasselli, ce ne saranno tanti altri. Dobbiamo aspettarci la nostra presenza. Ma dobbiamo aspettarci anche qualcosa di diverso, lo chiedo a Salvo. Guarda, da noi potete aspettarvi di tutto, davvero, cioè è inutile. Dovete rassegnarvi. Ok. Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa? Come sarà la vostra musica? Cosa puoi spoilerarci tu? Ma no, io sono quello che non spoilerà, no, scherzo. Comunque sei anche quello con meno parole, quindi volevo... Sì, diciamo... No, ma guarda, cioè in realtà non aggiungo, perché hanno detto tutto sostanzialmente, l'obiettivo è sempre quello, no? Trasmettere delle emozioni, in particolare quello che sentiamo noi e che vogliamo far sapere. Quindi cioè, la direzione sarà sempre questa. Sia che noi facciamo un brano nostro, sia che noi facciamo una cover della vecchia fattoria, cioè in senso cercheremo sempre di metterci dentro quello che vogliamo far arrivare alle persone. Fabiana, argomento a piacere? Argomento a piacere, posso no. dire? No, lei no, ti no, scherzo, sempre su questo discorso qui. No, su questo, vabbè, posso dire che in fondo, siamo stati abbastanza fortunati, perché cioè l'ordinanza è partita lunedì della scorsa settimana, e noi il sabato e la domenica eravamo in studio, quindi proprio precisi i due giorni prima si è stati a registrare, poi è partita questa cosa, esatto. Quindi se fosse stato già solo un giorno dopo non avremmo potuto, siamo stati proprio precisi sui due giorni precedenti all'ordinanza a stare in studio e registrazioni. Ok, per concludere ragazzi ogni volta che penso a questo qua. No, non ti sentiamo. Non ho capito la seconda lettera. Non ti sentiamo. Ecco, c'è un frame, niente. Mi sentite? Sì, sei tornato. Sei in galleria? Sei in viaggio? Dove stai? Ogni volta che penso... No, sono a casa, ragazzi. Ah, ok. Ogni volta che penso a sto fatto che un giorno prima, anzi qualche ora prima del decreto, dell'ufficializzazione del decreto, noi eravamo in studio, mi vengono in mente le parole di Gali, che non so in quale canzone, di quando era, di quando mi piaceva, diceva: registro più pezzi che posso, così se crepo, succede qualcosa, stoppo posto. Questo è da tenere in considerazione, registrate, perché non si sa mai. Tra l'altro con questo effetto qui che si sente male l'hai fatto anche con l'autotune involontariamente. No, io ce l'ho, congenito ce l'ho l'autotune. Ce l'ha incorporato. Aspettate che mi bussano alla porta. Beh, in diretta così, fantastico. Ragazzi, io vi ringrazio a tutti e cinque. No, aspetta, assistiamo a questa cosa. Chi è? Non puoi avere contatti. Tranquillo. Ok, non puoi avere contatti con nessuno, caccialo a malo modo perché... No, ragazzi, davvero. Grazie davvero a tutti e cinque. Grazie. Io ricordo il titolo del vostro ultimo singolo, che come dici tu, vi continueremo a seguire, a supportare. Alla prossima, speriamo in un modo diverso. Assolutamente. Yeah. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.